Siamo in compagnia del presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Oggi è una giornata importante? Ma certamente, si presenta un bel lavoro, un volume che parla di antifascisti, di una piccola comunità del Salernitano. E quindi per dire che la grande storia le hanno fatta anche le piccole comunità, le piccole storie di tanti uomini coraggiosi, e io spero che questo sia un libro che possa suscitare la curiosità e l'orgoglio anche di giovani che, leggendo che un proprio nonno, uno zio, insomma, si sia battuto contro un regime, che proprio grazie a loro oggi godiamo di una libertà che non è una conquista definitiva, perché purtroppo candidamente nell'indifferenza generale oggi c'è una fascista al governo. Esatto. Quindi io credo che dobbiamo essere preoccupati, e queste cose potrebbero, ma proprio questo dico, probabilmente faremmo uno sforzo maggiore se un ragazzo di Castelnuovo di Conza deve leggere la storia, quella scuola, ma leggere la storia della propria comunità, di propri cittadini che si sono battuti per la libertà, per la democrazia, credo che forse è una cosa più facile, e probabilmente proprio lavorando sui singoli per riprendere una memoria e per riprendere una ragione. Prima ho intervistato anche il sindaco e vorrei sottolineare questa piccola comunità, cioè sembra strano che un piccolo comune ha una storia così importante. No, non è strano, è che le storie bisogna rispolverarle, scriverle e farle conoscere, ma la storia c'è sempre, qualsiasi comunità e qualsiasi uomo ha una storia, e quando gli uomini si battono per la libertà, per la democrazia, meritano di non stare nell'oblio, ma di essere in testi come questi, diffonderli e farli conoscere. Bene, siamo in compagnia del sindaco di Castelnuovo di Conza, il dottor Francesco Di Geronimo. Allora, signor sindaco, come mai stasera siamo qui riuniti in provincia? Siamo riuniti in provincia grazie al nostro amico, un grande storico ed editore, Giuseppe Calzerano, il quale mi ha chiesto se avevo intenzione di approfondire la vita e le opere di un castelnuovese illustre, che è Temistocle Le Ricciulli, che è stato un combattente per la libertà della Spagna, perseguitato dal fascismo, è un grande personaggio. Gli ho detto di sì, con piacere. Poi lui ha trovato altri antifascisti di Castelnuovo di Conza, fra cui due in particolare che voglio citare, un comunista, Pasquale Caprio, che è stato pure perseguitato, ma per cose così, perché lui ha detto: la Russia è meglio dell'Italia di Mussolini, ha avuto 5 anni di carcere, confine, eccetera, per la malata e tutto. E poi questo altro invece, Donato Conte, anche un castelnovese, un grande personaggio, una grande personalità, figurati che lui interloquiva alla pari con Benedetto Croce, discuteva di filosofia, di morale con Benedetto Croce. Lui, Calzerano, io ho dato una piccola mano, qualche documento che avevo, qualche opuscolo gliel'ho dato io, però lui ha fatto un'opera veramente certosina e ricca di tante notizie, si trovano in questo libro, che io poi lo consiglio a tutti gli amici, e poi faremo una presentazione a Castelnuovo di Conza d'estate, quando ci sono molte più persone, tutti i castelnovesi che stanno all'estero, avremo una seconda occasione, poi ti invito e verrai anche grazie lì. Io farei parlare adesso subito l'autore, lo so. Questo è il nostro libro, Giuseppe Calzerano. Perché avete deciso di scrivere adesso questo grande libro, Gli antifascisti di Castelnuovo di Conza? Perché noi abbiamo il dovere della memoria, dobbiamo ricordare le persone che hanno contribuito alla libertà di questo paese. E questi antifascisti, a Castelnuovo di Conza ce n'erano 6, e questi antifascisti hanno lottato, hanno sofferto e hanno combattuto. Addirittura Temistocle Ricciulli, che era un medico, è in esilio in Francia e va a combattere con i volontari italiani, va a curare le ferite dei volontari italiani e internazionali che combattevano contro il fascismo in Italia e contro Franco in Spagna. E sono delle figure eccezionali, straordinarie, che io ho tolto dall'oblio, perché è giusto, come dicevo prima, che noi ricordiamo queste persone grazie alle quali noi oggi possiamo godere della nostra libertà.
posso dire, un messaggio per i giovani? Un messaggio è quello di coltivare sempre i sentimenti della libertà e dell'indipendenza, perché ci sono persone in agguato per toglierci la libertà. Allora è un libro attualissimo oggi? Sì, particolarmente attuale, perché poi ci sono delle espressioni. Una persona veniva definita anti-italiano, così, un'accusa banale, e venne perseguitato, ed era un console dell'Italia che viveva in Francia, ma era originario di Castelnuovo di Conza.